sul mio canale. Allora, oggi è un nuovo video e sarà un video vlog. Scusate che sto fumando. Scusate per la sigarezza, però sapete ormai che io sono fumatrice accanita, che poi devo cercare anche di smettere, almeno di diminuire, perché io ragazzi veramente fumo tanto, non vi so dire quante al giorno, ma ne fumo veramente tante e devo cercare di diminuire, anche perché come già vi ho detto ho iniziato la palestra con la mia amica da novembre, i primi di novembre, sperando di riuscire a dimagrire, se ce la fa, se ce la fa, almeno perdere qualche chilo e quindi devo cercare anche di smettere di fumare, anche perché ogni volta che faccio palestra ho un fiato, pare che sto a morire. Le sigarette, prove. Comunque, ritornando a noi, faccio questo vlog, alleluia, anche perché ormai è un pezzetto che non lo faccio, perché qua su a Senigallia, come vedete, sono a casa di Roberto, del ragazzo mio, c'ho anche mio figlio. Adesso Roberto sta dormendo, poi adesso verso le 2:30, adesso perché mi devo truccare, lo sveglio. E adesso sono le 2:15. Che ora è? Ecco fatto. È le 2:12. E andiamo al Luna Park, perché c'è il Luna Park qua a Senigallia che finisce il 19 di novembre. Ci dovevamo andare la scorsa settimana, che era di domenica, soltanto che purtroppo ha piovuto, quindi per amore di mamma, tutto contento, niente, ci è potuto andare. Però alla fine abbiamo rimediato che siamo andati al bowling qua in Ancona, quindi alla fine si è divertito lo stesso. E niente, quindi andiamo a Luna Park. Dovrebbe venire anche una mia amica con la nipote. E dopo aver finito sto video la chiamo e sento se viene o meno. Almeno Willia si diverte di più con un'amichetta, insomma, tanto si conosce ormai un pezzetto, quindi ok. E se no, comunque si diverte lo stesso, fa le giostre con me, con Roberto, eccetera. Quindi dopo vediamo. E niente, adesso ho preparato tutto. Qua da Roberto ho preparato questo saccetto qua che me lo porto sempre dietro. Carino, questo dei gufetti che ho preso dai cinesi, mi pare, sì. E lo specchio, questo qui di Roberto, questo qua, che mi trucco, e qua mi sono portata, come sapete, sempre tutti i trucchi. Guardate, è sgonfio tra, ecco, tra tutti i tipi di pennelli, crema, insomma, tutto, palette, tutto quanto proprio. Perché io tanto, ragazzi, mi trucco solo il sabato e la domenica che sto con Roberto, so che usciamo, andiamo in giro, quindi mi trucco solo il sabato e la domenica, perché comunque agli altri giorni, comunque, ripeto, sto a casa, non è che esco, vado da qualche parte o esco con un'amica, eccetera. Cioè, porto sulla scuola mio figlio e basta, che poi dopo il lunedì, mercoledì, il giovedì vado in palestra, quindi è inutile che mi trucco. Ogni tanto mi metto la mattina quando mi sveglio prima di portarla a scuola, mi posso mettere a parte la matita, beh, quella nera sempre, un po' di mascara e l'eyeliner, ma e un po' di sopracciglia, ma raramente, e un po' di rossetto, ma così proprio per avere un colore nel viso, ecco. Se no, come sapete, mi trucco solo il sabato mattina. Che fatti, il sabato mattina adesso faccio sempre i Get Ready With Me. Quindi Get Ready With Me lo vedrete il sabato di mattina. Quindi il sabato mattina porto mio figlio a scuola e poi quando ritorno a casa faccio subito il video di Get Ready With Me dove mi trucco. E quindi lo posto su YouTube. Insomma, dopo lo pubblico su YouTube il video. E niente. E dopo, certo, se non c'è qualche complicanza, non c'è qualcosa che comunque sabato mattina non riesco a fare il video di Get Ready With Me, lo farò sabato di là, dopo comunque vedrò, no? Oppure la domenica che sto qui, eccetera. E quindi niente. E poi volevo dire un'altra cosa, che praticamente io ho un'applicazione che si chiama Wish, che è tipo eBay, penso che quasi tutti lo dovreste conoscere. Io ho salvato tutte le cose dei preferiti e oggi ho acquistato parecchie cosine, anche ho acquistato le palette dei trucchi, i pennelli quelli a forma di sirena, insomma adesso non vi sto svelare niente e quando mi arriverà il tutto vi farò a parte un video haul dove ovviamente il titolo sarà video haul su Wish, insomma dopo comunque lo vedrete, soltanto che i prodotti arrivano dopo tanto tempo, quasi un mese, 2 mesetti, però non è detto, c'è tante cose che invece ti arrivano di prima. Infatti ieri, cioè la scorsa settimana, insomma, a Roberto, infatti gli è arrivato, perché arriva qua a casa di Roberto, gli è arrivato praticamente sto portatip, quello a spirale, che io, mi serve a me, che lo uso per far vedere i colori alle clienti, che è meglio, invece che ho le tip, quelle con l'anellino, ci sono le tip, i bastoncini con le tip, messe lì al tavolo e basta, invece così a spirale mi piace di più. E poi quando posso, quando sarà,
Devo fare un altro acquisto su Passione Unghie, che devo comprare altri 1000 gel colorati, un bel po' ne devo prendere, perché ne ho una cinquantina, non è che ne ho tanti comunque. Sì, ce l'ho tra un po' estivi, un po' invernali, ma invernali un po' di meno, quindi le clienti me lo potrebbero chiedere qualche colore. Poi ho visto che uscite un sacco di colori, anche il nude, uscite anche quelli dei semipermanenti nuovi, e quindi volevo fare un po' di scorta, insomma, dei colori per adesso. E quindi questo qui mi è arrivato, però ve lo metterò quando mi arriverà tutte le altre cosine che ho acquistato oggi. Questa mattina l'ho acquistati proprio su Wish. Quando mi arriverà il tutto, che c'ho tutto, con ciò qua, niente, che c'ho tutto, vi farò un video a parte. Io niente, adesso vi lascio, adesso mi vado a vestire, finisco a fumare la sigaretta, che ho quasi fatto. Mi vado a vestire, poi comincio ad truccarmi. E poi penso che ci vedremo quando starò in macchina. E quindi sono contenta di fare questo video vlog per un pezzetto ormai che non facevo. Però il fatto sta che, capito, ripeto, non è che andiamo in giro, cioè, sì, andiamo in giro, ma facciamo sempre stessa roba, non c'è qualcosa di diverso. Dato che oggi comunque andiamo a Luna Park, facciamo qualcosa di diverso. E quindi volevo fare questo video vlog di qua a Senigallia, insomma, le giostre di qua a Senigallia. E niente, vi saluto, vi mando un bacio. Ci vediamo dopo, penso, quando partiremo. Non lo so, dopo comunque vedo. Ci vediamo dopo. Eccomi qua, mi sono truccata, mi sono vestita, adesso sono fuori con Lady, e che Lady non tira, che praticamente ho portato adesso a fare la pipì e i bisognini, insomma. Niente, adesso loro sono pronti, sono uscita un attimo, ecco, per far uscire lei un attimino, perché sono dopo quando esce, dopo ho detto dove manda via. Adesso mi sa la cuffietta, caruru. Sul cappottino, niente, guardate quanti belli i capelli. Con lo chatouche, capelli nuovi del colore di quella tinta che avevo fatto. Allora, faccio questo pezzo di video per farvi vedere il trucco. Praticamente ho fatto un marroncino, questo è scuro scuro scuro, non pare, ma è scuro scuro, proprio io sono andata a sfumare. E questo qui che è un, pare dorato, è un marroncino dorato, diciamo, sì, una roba del genere. Vedete? Questo rossetto rosa, questo è quello che avevo messo anche ieri in del Getaway with Me, che già avete visto. E niente, un trucco tranquillo, sopracciglia, come al solito, eyeliner, mascara. Sto mascara è una bomba, questo dei cinesi, che ve l'ho fatto vedere in tre video, è bellissimo. E niente, adesso sono qui col cane, adesso ve la faccio vedere. La vedete, eccola. E niente, dai Lady, vedi un po' se devi fare anche la cacca. E niente, adesso aspetta lei, vedo se deve fare altri bisognini, se no dopo comunque la porto direttamente su. Cosiniamo direttamente le giostre. E niente, dai, io aspetto un attimo lei, 2 minuti, vedo quello che deve fare. E ho fatto questo pezzo di video per farvi vedere, insomma, il trucco. Adesso me do una ripassata anche del rossetto un altro po'. Sì, infatti, ecco, si è messa adesso a fare la cacchina. Guardate quante belle queste rose, senza farvi riprendere a Lady. Guardate se belle. Belle tanto. E sto proprio qua sotto casa de Roberto, insomma, nel palazzo, ecco. Qui c'è un piccolo giardinetto, quindi ecco qua. Niente, allora io vado su, ci vediamo dopo in macchina. Ciao! Eccoci qua, c'è anche Roberto. Saluta Roberto, stai in diretta? Non è vero, stai Ciao! in diretta. C'è anche Willy al passero. Fa sempre mossacci. Dove andiamo, Siamo Willy, in adesso? diretta? Indovina un po'. Siamo in diretta? Non è in diretta, mamma, so fare il video. Oi, invece a fare lo sciappetto con, con quella faccia. Dove andiamo? Non urla. Oh, Luna Park, esatto. Siamo partiti adesso. Ci sono tutti. Niente, fa lo sciapo. Niente. Niente, cosa inizia? Cosa facciamo per prima, Willy? Lo brucomela? Lo famo io e te, ok? Dopo se vuoi fare anche Roberto ci sta di dietro, come mi pare. No. Vedi, si calare di lì l'abbiamo presa. L'abbiamo sfasciato tutto. Perché c'è una rete lì con materasso tutto nuovo che hanno messo lì così la gente per la butta via. Allora da prenderla. Adesso. Tindi, avete la città. E niente, non so cosa dirvi. Sinceramente, quindi ci vediamo dopo a Luna Park, dai. Quando siamo arrivati riprendo. Ah, e una cosa. Mi ha mandato. Cominciava a uscire. Mi ha chiamato. Sì, mi ha chiamato. Ha mandato un messaggio all'amica mia, mi ha detto che praticamente non viene su con la nipote, perché la nipote c'è a comprare un'amichetta sua. E quindi niente, nada, non Dobbiamo andare viene. noi? No, noi dobbiamo andare a una park.
Cioè, non lo so, che ne so, non manco la conosciamo. Non mi comprare così, non sapevo nemmeno quando sta. Boh. Questi svegli, amore, è passato più da un pezzo. Perdoni, vedi come è contento. Chi? Ho sbassato, scusate un attimo il telefono, che c'è gente che sta attraversando la strada. L'abbiamo fatto passare. Senti, perdoni. Sì, sì, fatto bene. E niente, dai, ci vediamo dopo il caffè. Non ha durato di meno? No, mo, tu giri. William? Era apposta dall'altra parte? No, io quello l'ho fatto, sono morta quello. Andava quello? No, eh? No, io l'ho fatto, sono morta. Si fa? Beh, se fa, che te fa volà. Che figo! Lo famo! Cosa fai, Lida? No, io lì sono morta, pare una cazzata, sono morta. Non è cazzata, non è. Sì, sì. Ciao, Lida. William? Dai, c'è anche Despacito. Thank you.
segno del gettone, stare indietro non così parte. Sopra, davanti al volo. Schiaccia. Si parte, stare indietro. Ti danno la leva per andare in alto. Andando via sì, 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 taci Greta, taci, sì, 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 siamo tutti qua, ciao, per avere cosa. Finito? No. Niente, stiamo andando, dai, William. Allora, non urla, per favore. Stiamo andando via da, dalle giostre, da Luna, sì, Mirabilandia, da Luna Park, vedete, quello dietro di me, dietro di noi. Che tristezza. E niente, no, ci siamo divertiti, poi alla fine ho fatto gli autoscontri con, come avete visto prima del video, che c'era l'autoscontro che io ho ripreso, che c'era Roberto insieme a William. Poi alla fine l'ho fatto io da sola contro de loro due e poi alla fine l'ho fatto io William, che già la prima l'aveva fatto Roberto. E niente, ha fatto un po' dei giochini, si è divertito, vero passero? Senti, sì, è tutto buio. Lo so, ciao Roberto. Niente, adesso andiamo a casa. E poi ancora è presto, le 5. Andiamo a casa e niente. Adesso io ceno a casa di Roberto stasera, poi dopo cena mi riporta giù a casa mia. Vero dai, passero? Veramente. Fa lo sciapo. Però comunque ci siamo divertiti, no, non ci siamo divertiti. Sì, a tu scotteri mi sono divertita un po', mi ha gustato tanto. Poi ho fatto il brucopela all'inizio, brucomela all'inizio quando siamo arrivati, poi l'ho fatto adesso l'ultimo, adesso prima di venire via. Niente, però è stata una bella giornata. Niente, dai, in caso ci vediamo dopo, più tardi. Ciao, rieccoci. Allora, come potete vedere, siamo ritornati a casa nostra. Qui c'è anche William. Buongiorno, buonasera. Vabbè, come sei stato? Sì, come sei stato alle giostre? Male. Come male? Scherzo, bene. Sei divertito. Male, bene, buono. Adesso siamo a letto, come vedete, siamo nel letto, che io sono in pigiamata. E anche e dopo, vabbè, non ho ripreso più dopo, perché anche a me si stava a scaricare il telefono, tu metti a caricare. E niente, Roberto è un pezzo che è andato via. Poi ci vediamo al prossimo video. No, siamo ritornati a casa dopo dalle giostre. No, non è vero, dico una bugia. Sono andate a prendere un pezzo di pizza per merenda. Poi dopo niente, dopo siamo andati a casa di Roberto, abbiamo cenato e tutto. E poi lui ci era accompagnato a casa ed eccoci qua. Con il bellissimo leopardo che ho fatto io, vedete? Ho sciapetto, qui c'è anche Lady. Lady. Ciao, pegiola. È sempre lì, si mette a cuccetta. E niente, io spero che comunque questo video vlog vi sia, lasciate in casa lui, cioè fate caso, dai, sciapo. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto e questo vlog non è stato niente di glatante, però comunque spero che vi sia piaciuto lo stesso. E alla fine gli autoscontri l'ho fatti pure io, perché quando avete visto l'autoscontro, vabbè, dove ho ripreso a William e a Roberto. Ah, davvero? Dopo, alla fine, prima di andare via dalle giostre, l'abbiamo rifatto e ero io contro di loro, ma ho gustato tanto, che poi ve l'ho detto anche prima, se non ero, adesso mi ricordo. Poi, niente, io dimmi. Stai una cosa. Poi abbiamo fatto il bruco vera, ci siamo divertiti in botto. Sì, stoppate, fermate. Poi quando abbiamo fatto la discesa, siamo andati velocissimo e ho detto si vola. Sì, sì, quando stavamo a fare discesa lui si vola. Poi quando facevamo quegli aerei, praticamente io non lo sapevo, non lo sapevo questa roba, che loro guidavano, cioè noi eravamo sopra, ma loro guidavano. Cioè, loro ci mandavano sopra e sotto. E praticamente era uno scherzo. Siccome ha sentito Roberto che soffre di vertigini, lui ci ha fatto...
loro ci hanno fatto apposta ad andare tutto su in alto dopo un po'. Ma non urlare, oh. E dopo. No, così non c'è e sempre. E dopo un po' tutto giù diretta, ma proprio. Cioè, nel senso, lo voleva dire nell'aeroplanino, quello che volava, ne? All'improvviso, quelli che stavano lì della casettina, casa, no? Casa, dove casa. Te devi dare i soldi, no? Sono loro che ti muovono, certe volte ti fanno andare più su, più giù. Roberto ti sta cagato. Io dopo il prossimo anno non ci vengo più, casomai ci andrò io. Buongiorno, ragazzi. Dai, shh, fa piano. E niente, è andata così questa giornata di questo vlog. Ciao. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto e questo vlog vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete il pollice in su. Se volete, no, grazie, e se volete sotto, sì, e se volete, se volete sotto nei commenti mi commentate, no. E noi ci vediamo presto al prossimo video. No, ti prego, ciao.